A proposito della Lega Delio-Attica, Tucidide, nel primo libro della Guerra del Peloponneso, scrive che lo scopo dichiarato di tale alleanza era quello di devastare i paesi del re, cioè l'impero persiano, vendicando così le sofferenze patite. Tucidide parla di scopo dichiarato, il che presuppone implicitamente un altro scopo non dichiarato e dunque vero. Ed è sostanzialmente questo. Fin dall'inizio, Atene utilizzò la Lega come strumento finalizzato a costruire un'egemonia contrapposta a quella di Sparta. Questo spiega perché l'alleanza, in breve tempo, cambiò radicalmente. Inizialmente l'adesione era volontaria e le città che aderivano erano tutte sullo stesso piano. Poi Atene assunse un ruolo preminente, imponendo ai membri della Lega la propria supremazia, come testimoniano due dati in particolare. Il primo: nel 454 avanti Cristo il tesoro federale, cioè l'insieme delle risorse finanziarie costituite dai tributi versati dalle città alleate, venne trasferito dall'isola di Delo ad Atene. Il pretesto ufficiale era quello di tenerlo al sicuro dagli attacchi persiani, mentre in realtà lo scopo non dichiarato, cioè quello vero, era la possibilità di utilizzare tali risorse senza vincoli a proprio vantaggio. Secondo dato: alcune città cominciarono molto presto a ribellarsi alla supremazia di Atene, rifiutandosi di fornire le navi e i contingenti militari e di pagare il tributo. Atene non esitò a intervenire militarmente per reprimere i diversi tentativi di uscita dalla Lega. That's all, folks! What did you say? Nothing.